Buon pomeriggio, carissimi amici. Ecco, anche per il mese di giugno, per le domeniche di mese di giugno, abbiamo pensato di non lasciare vuota questa rubrica che ormai abbiamo iniziato con una, mi pare, più che buona partecipazione di ascoltatori, almeno se ho capito bene. Che ringrazio perché hanno la pazienza di ascoltarmi. Io sono anche contento di riprendere questo mese di giugno con la festa del Corpus Domini, questa domenica, che è il racconto praticamente dell'ultima cena quando Gesù disse: "Questo è il mio corpo, immolato per tutti", e dopo il sangue. E questo è il mio sangue rivolto al calice del vino. E ciò che noi ripetiamo nella messa ogni volta che la celebriamo, perché è la parte centrale proprio della messa, ed è la festa quindi del corpo e del sangue di Cristo, che però significa quasi una sanzione, nel senso di completamento di tutto il discorso pasquale, che è il discorso della redenzione praticamente, ed è una, diciamo, celebrazione che ricorda una serie di situazioni. Innanzitutto che Gesù volle innestare la sua memoria, la sua direi proprio suo testamento, quasi, anzi senza quasi, vuole innestarlo all'Antico Testamento, alla celebrazione dell'alleanza di Mosè col popolo ebraico, quando appunto disse che era il sangue che versava sull'altare, con cui lavava gli stipiti, con cui aspergeva il popolo, che era il sangue dell'alleanza, che sanciva l'alleanza in una maniera, come dire, proprio completa e senza nessuna, come dire, incertezza. Era anche poi già anche una celebrazione pasquale nel rito della sera prima di partire per l'esilio del deserto, via dall'Egitto, ma era una liberazione che avrebbe costituito una gran fatica, e la celebrazione della Pasqua con sempre l'uso del pane asimo e del vino, come una, diremmo, sanzione dell'alleanza ulteriormente ribadita, che doveva poi essere la garanzia che il popolo ebreo sarebbe riuscito ad uscire dal territorio della sua, diciamo, schiavitù, ecco, era una vera e propria schiavitù, quella che si era ormai consumata da molti anni nella terra d'Egitto. Ebbene, il discorso però significa per noi anche una cosa che viene garantita anche dal Signore, cioè che Gesù, Dio, quindi, vuole continuare ad abitare in mezzo a noi, vuole continuare ad essere una persona in mezzo a noi, anzi ancora meglio che in mezzo a noi, dentro di noi, ed essere quindi in questa maniera, proprio facendosi cibo e bevanda, si faceva in modo che la sua presenza fosse un tutt'uno anche con la nostra, diciamo, condizione di discepoli del Signore. È una garanzia che viene praticamente sancita,
con la più impensabile della ritualità, cioè quello proprio di accompagnare la nostra esistenza, quella dei discepoli, e quindi anche la nostra in quanto siamo discepoli, accompagnarcela senza più terminare, senza fine, un accompagnamento che è oltre la morte, anche nella gloriosità in cui lui ci ha preceduto con la risurrezione. Sì, sono pensieri importanti questi. E sono pensieri un po' anche difficili, se vogliamo, e per questo anche un po' trascurati, ma però devono essere in qualche maniera recuperati, soprattutto in questo tempo in cui tutto domanda di essere recuperato dopo questa terribile esperienza del Covid e di tutte le conseguenze del Covid. È un legame di comunione che Gesù quindi produce per noi, per sottolineare ancora una volta, e l'abbiamo visto in tutte queste domeniche in cui abbiamo fatto delle riflessioni, che la nostra religiosità è una comunione di amore, è una religione di amore, non di timore. Ecco che anche gli ebrei facevano fatica a sentire questo amore di Dio, e perciò il ripetersi di certi gesti e di certe rassicurazioni che veniva dal Signore già nell'Antico Testamento, ma qui se vamo ben oltre, non è una semplice parola, ma è una gestualità efficace, perché per noi credenti cattolici almeno l'ostia è il vino della messa, sono il corpo e il sangue di Cristo. È misterioso perché noi sentiamo sempre il gusto del pane, noi sacerdoti che celebriamo anche con il vino, ma anche chi altri celebra con anche la comunione nelle doppie specie, sentiamo il gusto del pane e del vino, ma però questo per la nostra fede è il grande mistero, incredibile mistero, è il modo di non accontentarsi più della garanzia verbale di Dio, se è un modo di esprimersi questo corretto, non lo so, non credo, ma è un modo, spero che si capisca, ma è un modo proprio efficace, concreto, vuol dire carnale, più carnale del corpo e del sangue di Gesù, che viene a trasmettere una garanzia da per sé, vuol dire la propria vita, il corpo e il sangue, vuol dire la sua crocifissione e la sua risurrezione, vuol dire cioè il nocciolo di tutto quello che è stata la storia della redenzione nella figura di Gesù, figlio di Maria. Quindi noi ci troviamo di fronte ad una esperienza fisica della parola di Dio, la parola che si è fatta carne e sangue e che dura per sempre, dura fino a quando durerà la Chiesa, fino a quando, per quello che ciascuno di noi riguarda, fin quando saremo vivi, proprio la comunione che poi rappresenta anche una delle grandi azioni liturgiche della Chiesa stessa, che sarebbe il viatico, cioè quando si porta a colui che, a colei che sta per morire prima di arrivare a quell'ultima spiaggia, ma insomma quando è presso ormai a morire, gli si porta il viatico, cioè la comunione come accompagnamento, il viatico che faccia da via per quello che riguarda l'eternità. Ecco, il discorso è evidentemente una misteriosa novità, ma però se siamo credenti è piena di arricchimenti anche da un punto di vista psicologico, anche da un punto di vista vitale, cioè di vita quotidiana, di ordinarietà, perché quante volte sentiamo bisogno di energia, sapere che non siamo soli,
Sapere che addirittura la nostra non solitudine è l'abitazione di Dio dentro di noi e che si è fatto carne e sangue, perché noi li mangiassimo, è come quando una mamma dice al bambino ti mangerei, no? Baciandolo, è un'espressione proprio, diremmo, straordinaria questa del cibo che viene offerto alla nostra, diciamo, alla nostra energia debole, umana, ma che diventa in qualche maniera un'energia divina. E questo non per noi e basta, ma per tutti. Ecco perché c'è il senso missionario della Chiesa, quello di fare in modo che a tutti venga questo aiuto, questa energia, questa compagnia. Una compagnia che poi vuol dire anche comunione, principio di comunione tra di noi, con tutti. C'è quella idea di fratellanza che Papa Francesco ha voluto ben sottolineare nella sua ultima enciclica. Evidentemente è una fratellanza che per chi si ciba dell'Eucaristia è veramente una verità rafforzata. Anche là dove è difficile, ecco perché siamo chiamati ad amare anche i nemici, ad amare anche coloro che ci fanno del male, anche coloro che insomma non ci sono simpatici. Abbiamo la forza dalla fede e dal cibo che ci viene dall'Eucaristia. E allora è da chiedersi, no? Se noi siamo capaci di avere questo senso di comprensione del dono di Dio e quindi farne un ringraziamento costante, perché poi peraltro la parola Eucaristia vuol dire rendimento di grazie. Ebbene, il discorso del rendimento di grazie deve innanzitutto essere un atteggiamento di grande intensità nel nostro impegno, perché non sempre siamo portati, no? Anche a questi pensieri e anche a questi atti di fede, ma dobbiamo chiedere la forza ed esercitarla. Vi ricordate, forse anche a voi è successo, ma a me sì, di vivere la prima comunione, ma poi vedo, ho visto tanti bambini che assomigliavano anche a noi che siamo ormai avanti negli anni. Quando eravamo bambini, io ho fatto la prima comunione a 7 anni e mi ricordo benissimo come credevo a queste cose, come sentivo vere, come anche facendo la comunione, ricordo quella prima, ma anche dopo, ecco che provavo proprio il senso di un Gesù che mi amava e che mi aiutava nella vita, no? Ecco, pensate anche poi come eravamo, almeno noi, io, ma anche come me, molti ragazzi, ma anche molti adulti, ma anche adesso, ma molto molto meno adesso, la visita al Santissimo Sacramento, cioè portarci davanti al Signore, adorarlo, ma anche parlargli o anche solo lì messi davanti ad ascoltarlo. Io ho visto più volte la preghiera di Francesco, seppure la televisione, vedi che le sue labbra non si muovono, ma sta lì davanti al Signore con questo atteggiamento di ascolto e di presenza. Proprio dicevi, un allenamento ad avere la presenza di Dio. Allora, alla luce di queste considerazioni, devo dire che fa impressione come abbiamo finito con l'andare poco a messa. Abbiamo pochissime persone che vanno a messa, i giovani non ci vanno, sempre meno giovani, e vuol dire che la messa non è capita, non siamo in grado di farla capire. È un modo, non si può pensare di arricchire la messa facendo come si è fatto subito dopo, dargli forma liturgica, una sorta di concerto di canti vari, no? Non è possibile, sì, cantare se sono le messe cantate, ma è anche il silenzio,
anche è il momento di, come dire, di mettersi davanti al Signore. Io ho avuto un'impressione, un'esperienza bellissima, celebrando molte volte ad Assisi la messa insieme al Cardinale Martini e 3-4 sacerdoti che eravamo lì a dirla. Mi ha impressionato come si fermava in silenzio dopo momenti, direi, significativi, in modo particolare della messa stessa, soprattutto dopo la comunione, in silenzio, proprio in silenzio, mi ricordo, era un lungo silenzio, non era di un secondo pro forma, era un lungo silenzio, per dire la sua partecipazione a una presenza, a una presenza. In fondo, una delle malattie più grosse che abbiamo noi nel nostro tempo è il senso della solitudine. Più ci siamo rimbombati di presenze aleatorie, esterne, più confusione viviamo intorno a noi e in mezzo a noi, e più ci sentiamo soli. La solitudine ha bisogno di essere riempita dentro, non fuori. È chiaro che ogni esperienza di vero amore è anche un'esperienza di riempimento del cuore e quindi di superamento della solitudine. Ma mettiamo a capo di tutte queste esperienze l'esperienza di un Dio che è con noi, che capisce. Se no, la nostra fede diventa una sorta di, diciamo, non vorrei dire la parola, ma insomma di magia, dico le preghiere, questo mi basta, ma le dico formalmente, vado a messa perché ho l'obbligo della messa. Quante volte io ho insistito nel dire, parliamo di necessità di andare alla messa, cioè la necessità di ricaricarci di questi pensieri che sono difficili anche da dirsi quando sono detti raramente. Ecco, questo discorso del poco senso dell'Eucaristia, della nostra mancanza di partecipazione anche alla comunione, è un bel problema questo, perché la comunione è sempre vista come una cosa da purificare con la confessione. Ma la confessione, siamo tenuti alla confessione soprattutto in certe situazioni, ma però di regola dovrebbe essere la comunione durante la messa per dire che accettiamo questo dono del Signore che vuole entrare dentro di noi, che entra dentro di noi e che noi accogliamo. E quindi io ho provato tante volte ormai l'esperienza, scusate se dico qualcosa, ma mi pare sempre di non essere sincero se non partecipo anche un po' alle mie fatiche, ma anche un po' alle cose belle. La cosa bella di uscire da una messa più sereno. Ogni volta che io celebro la messa sento questa serenità che mi viene, magari anche quando ci sono delle situazioni un po' pesanti di vita, sia personale che sociale, che di compagnia, insomma, nell'esistenza che abbiamo ciascuno di noi, ecco, sentirci più sereni, più accompagnati, meno abbandonati e quindi anche meno disperati, perché abbiamo vissuto anche in questo periodo delle situazioni di disperazione. E quindi dobbiamo sentire sete e fame di questa Eucaristia. Ecco, come la cerva dice un salmo, anela le acque, così mio Dio, io anelo a te. È un versetto di Dio, avere fame di Dio, anche se non la sentiamo come potevano sentire i mistici, in senso pieno della parola, ma avere questo rapporto con l'Eucaristia. Ecco, è un rapporto di amore, di nutrimento, di compagnia. Ecco, io vorrei chiudere
chiedere scusa se non sono stato chiaro, se non sono stato lucido, volevo dare un'idea e spero che un po' sia venuta fuori questa idea della compagnia, dell'amore, del silenzio che ascolta, e ascoltare il proprio cuore vuol dire ascoltare anche Dio che abita dentro il nostro cuore, quindi anche superare questi eccessi di rumore e di chiasso e di confusione che viviamo altrimenti quasi quotidianamente o anche quotidianamente nella nostra situazione sociale. Grazie del vostro ascolto, buona domenica e a voi anche l'augurio di essere rinfocolati nel cuore nei riguardi dell'Eucaristia.